Ciao, io sono Luca per The Japanese Grammar ed eccoci finalmente giunti a una nuova puntata dedicata alla grammatica giapponese. In questa puntata andremo a vedere una delle parti fondamentali per la lingua giapponese che abbiamo già visto nelle puntate precedenti ma che merita un approfondimento. Stiamo parlando di des, che abbiamo già visto nella formazione della frase base in giapponese come verbo essere, ma non è del tutto giusto come definizione. Vediamo il perché. Nella seconda puntata ve l'ho presentata con la sua funzione di verbo essere per non aggiungere troppa carne al fuoco e molti di voi giustamente mi hanno ripreso, o almeno quelli che già sapevano la lingua giapponese. E avevamo detto che watashi significa io. Luca, beh, è il mio nome che vi avevo scritto in katakana, che nel caso vogliate sapere come si scrive il vostro nome in katakana vi lascerò nella scheda qua in alto o nella descrizione il link al video e all'articolo dove troverete l'elenco di tutti i nomi divisi per lettera. Wa, avevamo imparato che è il complemento di specificazione e avevamo anche imparato che quando svolge questa funzione lo scriveremo come ha, ma lo leggeremo come wa. E des, esattamente che cos'è? Des è una coppola, ossia una parola usata per collegare il soggetto di una sentenza al predicato nominale. E si potrebbe dire che des si traduca come il verbo essere, nonostante non sia il verbo essere. Eh sì, perché nonostante lo svolga nella lingua italiana, in giapponese non è il verbo essere. In giapponese il verbo essere è aru per le cose e iru per gli esseri viventi. Quindi, funge da verbo essere, ma non è un verbo. Per chiarirci, la coppola la utilizzeremo per frasi semplici. Per esempio, A è B, B non è A, A era B, B non era A. Cose simili. Diciamo che esistono due forme per la coppola des. Quella piana da, usata insieme alle sue declinazioni per gli amici intimi o i sottoposti, e quella gentile o formale des che abbiamo visto in precedenza, che andremo comunque sia ad utilizzare quando parleremo con persone che non conosciamo, portando rispetto ed educazione. Diciamo che il senso della frase non cambia se utilizzeremo des o da, ma andremo a cambiare sensibilmente il tono della frase. Le due forme si declineranno nel seguente modo. Il presente affermativo con da in forma piana e des in forma gentile. Il presente negativo con dewa nai per la forma piana e dewa arimasen per la forma gentile. E come avete notato, anche qua il wa appare scritto come ha, ma si legge wa. Il passato affermativo con datta in forma piana e deshita in forma gentile. Ed infine il passato negativo con dewa nakatta in forma piana e dewa arimasen deshita in forma gentile. Impareremo con questa serie di lezioni ad essere sempre gentili ed educati quando visiteremo il mondo del Sollevante o quando parleremo con un madrelingua giapponese. Di conseguenza non ci soffermeremo più di tanto sulla forma informale da, ma bensì su quella formale des, visto che vorremmo essere sempre educati. Per andare sul pratico possiamo dire Watashi wa gakusei desu. Io sono uno studente. Watashi wa sensei dewa arimasen. Io non sono un insegnante. O andando al passato, watashi wa gakusei deshita. Io ero uno studente. Watashi wa sensei dewa arimasen deshita. Io non ero un insegnante. Nella formazione della frase base in giapponese abbiamo imparato il soggetto, il complemento di specificazione, la descrizione del soggetto e la coppola des. E come abbiamo visto, oltre che con i sostantivi, li possiamo utilizzare con gli aggettivi, così come abbiamo visto nel video del sistema ko-so-a-do. Ora, abbiamo visto una piccola parte dei verbi al passato nella lingua giapponese e andremo a vederli molto meglio nelle prossime puntate. Ma posso darvi una bella notizia, ossia che nella lingua giapponese esiste una sola inclinazione per il passato, a differenza dell'italiano in cui ne esistono diverse, il passato remoto, il trapassato, il passato prossimo. Quindi almeno in questo risulterà un
pochino più semplice da imparare. Bene, spero vi sia piaciuto questo piccolo video di chiarimento su des, che non è il verbo essere ma è una copula, e noi ci vediamo alla prossima puntata dedicata alla grammatica giapponese. Per il momento vi invito a mettere un like al video ed un commento qua sotto alla puntata di grammatica e cosa sperate di vedere nelle prossime. Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube che grazie a voi sta continuando a crescere giorno dopo giorno. Detto questo, io vi saluto dicendo io sono Luca per The Japanese Dream, alla prossima puntata. Ciao!